Benvenuti a questa nuova puntata di Overtime. Come sempre ne parleremo di sport e ne parleremo con tutti i protagonisti quest'oggi da Fondi, negli studi di Canale 7, dove ringraziamo Danilo Pezzola e il suo staff. Abbiamo incontrato tanti protagonisti dello sport fondano e non. E come non possiamo iniziare dalla Serie D, con l'ottimo risultato del Fondi che batte 2-0 il San Cesario, un risultato che rilancia in classifica la squadra di Pokeshi, che sta lottando per entrare nella pool playoff di questa stagione. Una sconfitta per il Terracina 2-1 contro la Strea segna ormai quasi il requiem per la squadra terracinese, che ormai ha quasi le ore contate nel campionato di Serie D. La classifica dice ancora prima la Lupa Frascati a 71 punti, il Fondi è in sesta piazza, al momento fuori dalla griglia playoff, a 47 punti. Il Terracina penultimo con 16 punti. Prossima giornata ci saranno degli incontri importanti, ma prima di parlare della prossima dobbiamo parlare con questa, con i nostri ospiti. Il calcio di Serie D, dobbiamo parlare assolutamente della bella vittoria del Fondi 2-0 sul San Cesario, e ne parliamo con i protagonisti. Un benvenuto al mister Sandro Pokeshi. Buonasera. Buonasera mister. Buonasera. Un bel saluto anche a Stefano D'Agostino, uno dei bomber di questo Fondi. Grazie, buonasera a tutti. Davide Giubilato, benvenuto anche a te, dirigente di questa squadra, e poi parleremo un po' di quello che sono i quadri della società che sta programmando e sta programmando in grande. Mister, la prima è d'obbligo parlare della partita col San Cesario. Prima a telecamere spente riguardava la gara, è stata una bella gara però. No, è stata una bella gara perché anche loro hanno avuto delle occasioni. Mi dispiace che ho rivisto bene, è stato annullato un gol ad Agostino che era regolare. Abbiamo preso due pali, un salvaggio sulla riga. Il loro portiere ha fatto un paio di parate, anche il nostro. Una bella partita, a fine campionato due squadre brillanti, e adesso vedremo chi riuscirà ad arrivare nella zona playoff. Loro già ci sono, noi dovremo recuperare un punticino sull'Olbia. Domenica abbiamo la grande occasione, andiamo fuori casa e cercheremo un attimo di raggiungere questo grande obiettivo che la società ci ha chiesto quando è subentrata nel mese di novembre. Un po' strano questo calendario, mister. Praticamente tutti gli scontri diretti sono a fine campionato e sono in tante a lottare, perché anche dietro al Fondi c'è una gran bagarre. Sì, beh, quando succede questo è perché il livello è molto scadente. Molto scadente, perché se noi pensiamo che nel girone di andata noi eravamo terz'ultimi e nel girone di ritorno ad oggi siamo primi in classifica. Sì. Quindi c'è qualcosa che non va. Oltre che abbiamo fatto un mercato importante, ma anche le altre squadre, noi abbiamo recuperato 18 punti all'Ostia Mare, abbiamo recuperato 16 punti all'Olbia, 14 punti al San Cesario. Il San Cesario è terzo in classifica, noi abbiamo fatto sia l'andata che il ritorno. Levato le prime due squadre, che sono Lupa Castelli e Viterbese, io penso c'è un equilibrio, tolte le ultime due, che sono Anzio e Terracino, le altre possono vincere e possono perdere con tutte. Un bel campionato aperto. Stefano, un tuo parere su questo campionato? Sei in ottima vena realizzativa in questa stagione, e che ambiente hai trovato qui a Fondi? Beh, assolutamente. Come ho già detto più volte quando mi è stata fatta questa domanda, l'ambiente di Fondi è qualcosa che in Serie D, in C, e oso dire anche in Serie B, c'è da poche parti, perché c'è una società davvero seria, con progetti importanti, un mister preparatissimo di un'altra categoria. Quindi tutto è ottimo per cercare di dare il nostro massimo, quindi siamo messi nelle condizioni di poter dare il massimo, assolutamente. Il campionato vi pone davanti a delle mini finali contro le prime della classe, con quale spirito bisogna affrontarle?
Beh, con lo spirito di chi non ha da perdere nulla. Noi, come ha detto bene il mister, veniamo dal terz'ultimo posto, abbiamo fatto 29 punti nel girone di ritorno, quindi nel girone di ritorno siamo primi, quindi dobbiamo comportarci da primi, anche perché solo pensando a primi possiamo arrivare dove vogliamo, perché dobbiamo cercare di vincerle tutte, perché ora siamo sotto. Davide Giubilato, un Fondi che, ha anticipato il mister, ha un passo quasi da Champions League in questa seconda parte di campionato, ma è anche un merito di quello che è stata la dirigenza che ha creato un gruppo e che soprattutto ha creduto e ha chiesto subito sia a Pokeci che ai suoi ragazzi di fare grandi cose. Ma il merito è esclusivamente dei ragazzi e dell'allenatore che lavorano tutti i giorni. Rincorrere non è facile, perché da terz'ultimi anche psicologicamente non è facile. Nel girone di ritorno, come ha detto il mister, come sottolinea Stefano, numeri alla mano siamo primi, senza togliere niente a tutti gli altri. È un merito loro, è un merito giornaliero, è un merito settimanale. Essendoci passato anche come giocatore, non è facile perché il minimo errore sembra una catastrofe. Sono stati là con costanza, con impegno, con il massimo impegno, anche qualcosina in più. Mancano quattro, non fi mini finali, ma quattro finali e fino alla fine ce la lotteremo. Ci si aspettava una risposta del genere da questo Fondi, da terz'ultimo a lottare per i playoff? Ma in teoria non avrebbe scommesso nessuno, nemmeno un centesimo. Noi sì, all'interno sì, perché stando con i ragazzi tutti i giorni, con il mister, sì, io avrei scommesso. È conosciuta l'esperienza di Pokeci. Ma anche la bravura. E qui la dice lunga. Stefano, quale quota ti sei prefissato quest'anno? E soprattutto questa posizione sembra esaltare proprio le tue caratteristiche. No, beh, assolutamente, ti ripeto. Nella mia carriera ho sempre fatto un po' tutti i ruoli offensivi davanti, più o meno ho sempre giocato trequartista o anche esterno largo. Diciamo che il mister mi ha messo dove lui all'inizio credeva che io potessi rendere e dovevo solo che dirgli grazie perché, come ho già detto varie volte, di tutti i gol che ho fatto ce ne sono, andando piano, 5-6 che non avrei mai fatto da solo perché era un giocatore un po' più arretrato, invece con le sue direttive sto avendo delle medie che per un giocatore del mio ruolo sono abbastanza impensabili e quindi normale, più vai avanti e più devi alzare il tiro. Ora dico che vorrei arrivare a 30 e poi Ce fammi l'auguriamo così. anche per i tifosi che ci seguono. Assolutamente. Che ambiente ti aspetti ad Olbia nella prossima giornata, dove sia voi che l'Olbia vi giocate tutto? Sappiamo bene che quando vai in Sardegna è tutt'altro tipo di ambiente, sarà un ambiente caldo, una partita Anche forse la perché le più squadre sarde sono abbastanza agguerrite in questo campionato. assolutamente, ma proprio come detto te, come ti ho detto, in casa loro fanno valere il fattore campo tantissimo. Noi andiamo lì con rispetto, ma non dobbiamo aver paura di imporre il nostro gioco e siamo sicuri di poter far Mister, come ci si prepara per questa trasferta? bene. Beh, io essendo un ex, l'ho allenata nel 2005-2006, conosco il popolo sardo che quando ci sono queste partite si riunisce veramente tutti compatti. Infatti tra le squadre laziali e le squadre sarde c'è proprio questa differenza, che loro sono molto unite tra società. Noi c'è un po' troppo di invidia e quindi ci facciamo delle guerre a volte anche stupide. Io ho detto ai ragazzi, noi oggi dobbiamo pensare che per cercare di arrivare a fare i playoff dobbiamo vincere tutte. Anche con la Nuorese la dovevamo vincere la partita, poi purtroppo un episodio ci è stato contrario e abbiamo lasciato la posta in È palio. cresciuto un po' il rammarico per il risultato della Nuorese dopo quello di San Cesario? No, 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 perché nel calcio ci sta, le grandi rincorse sono fatte così. Però devo dire una cosa, che in tanti anni che alleno non ho mai visto una piazza e i tifosi contestare i ragazzi. Questo è importante. Anche sul 3-0 hanno capito il momento, non hanno mai criticato, non c'è stato mai un disappunto, tranne la contestazione che è stata mirata all'inizio perché non si voleva questo cambio di denominazione, che poi cambio di denominazione a livello federale non esiste perché la squadra è sempre Fondi. Però qualcuno ha strumentalizzato su quest' evento. Io invece dico a questi personaggi di capire che ci vorrebbero 100.000 imprenditori in tutte le società, perché poi alla fine
e la gente si ricorda che non è l'Unicusano la squadra, ma è Fondi, è la città che risponde. I colori L'Unicusano sono quelli. è il mezzo che sta usando per far conoscere il suo scopo importante, che è uno scopo nobile, che è la ricerca. Quindi Fondi dovrebbe essere orgogliosa che questo grande partner abbia scelto Fondi. E noi siamo contenti, noi giocatori, dirigenti, allenatori, staff, siamo contenti perché abbiamo un binomio favoloso che è calcio, sport e ricerca. Siamo la squadra di ricerca scientifica e ci fa sentire veramente orgogliosi di questo, quindi dobbiamo ringraziare Stefano Bandecchi per aver scelto Fondi. Ecco, il fondano deve essere È una orgoglioso. fortuna per questa città. Per me deve essere orgoglioso. Noi a tutti i campi che andiamo, i tifosi avversari dicono: ma perché avete scelto Fondi e non noi? Questo qui dovrebbero capire queste persone che si stanno intestardendo di una situazione che è stupida, è banale. È una situazione che non fa del bene né a loro, perché se amano il Fondi e stanno a casa, fanno il tifo. Invece di urlare, non è che chiediamo Unicusano Fondi, si strilla Fondi allo stadio. È Fondi la squadra, non è l'Unicusano. L'Unicusano è il mezzo, lo ripeto, per far conoscere questo nobile gesto che fa questa università e mette a disposizione per la ricerca scientifica veramente dei grandi mezzi. Prossima giornata, l'ha già anticipato il mister Pocheschi, ci sarà una trasferta importante per i fondani, andranno sul campo insidioso dell'Olbia. Scendendo di categoria non possiamo che parlare della nuova Itri, ancora capolista e questa volta in solitaria. La vittoria nell'ultimo incontro in trasferta sul campo del Roccasecca per 0-1 fa segnare il passo ai ragazzi di Parisella, ma andiamo ad ascoltare le parole di mister Parisella ai microfoni di Sport Pontino. Una partita difficile, come avevamo già preannunciato nell'intervista di sabato, che in questa fase della stagione incontrare le squadre che si devono salvare danno battaglia fino alla fine. Noi siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo secondo della partita. Qualche situazione non siamo riusciti a concretizzarla nei dovuti modi, poi la squadra non ha mai perso la testa, sempre creduto nel risultato, quindi fino alla fine abbiamo imposto il nostro gioco, trovando di fronte una squadra che si difendeva abbastanza bene. Questo sarà un monologo fino alla fine in questo tipo di partite. Già mercoledì prenderemo un'altra squadra che si deve salvare, quindi a questo punto del campionato bisogna affrontarle sempre con questa voglia di determinazione. Poi il fatto poi che il Colleferro abbia perso in casa con il Serpentara, siamo andati i primi in classifica da solo, ci fa gioire due volte. Un Gaeta da corsa, quello di Melchionna, che vince 4-3 contro il Monte San Giovanni Campano. C'è da segnalare però il ritorno di fiamma della squadra ospite che ha praticamente recuperato il gol quando ormai il risultato sembrava già bello assestato per i gaetani. Melchionna aveva chiesto una stagione in grande stile e i suoi ragazzi sembra quasi che lo stanno seguendo per questo finale di stagione che sarà molto importante in casa gaetana. Ossigeno puro è quello del Minturno, che vince in casa 2-1 contro il Nettuno e la classifica si fa un po' più serena. Il Minturno adesso è in 14ª piazza a 29 punti. La capolista Nova Itri sale a 69 punti, seguita dall'Alba Longa e Serventara, accoppiate insieme al Colleferro a 66 punti, quindi a tre lunghezze di distanza. Nella sesta piazza il Gaeta a quota 55 cerca la massima posizione, sperando poi nei ripescaggi di fine stagione. Prossima giornata ci saranno partite importanti perché il Minturno viaggerà in casa del Semprevisa, in una spareggio salvezza. Il Semprevisa è a pari punti con il Minturno ed occupa l'ultima piazza playoff, utile praticamente per cercare la salvezza. Il Gaeta affronterà il Serpentara a 66 punti e potrebbe, perché no, snellire la parte alta della classifica a favore proprio dell'Itri che riceve in casa l'Audace San Vito. Scendendo di categoria, dobbiamo scendere in Eccellenza, dove il Formia continua la propria marcia, battuto 1-0 il Calcio Sezze. Il Dinamo Colli non si ferma e batte la seconda in classifica Bovillense 2-0. Il Pro Calcio Lenola sorride 1-1 il pareggio contro il Calcio Sabauria e noi, come sempre, ne parliamo con i protagonisti.
Chi sta inseguendo un sogno in eccellenza è la Pro Calcio Lenola e ne parliamo con Pasquale Spirito. Benvenuto. Grazie dell'invito. Direttore sportivo di questo Pro Calcio Lenola che quest'anno sotto la guida di Pernarella sta disputando un ottimo campionato e al di là di quello che sarà il risultato finale, secondo me sarà una stagione da incorniciare. Beh, sicuramente è stata una bellissima avventura fino a questo momento. Adesso siamo quarti in classifica, stiamo lottando fino alla fine per raggiungere questi playoff che ci potrebbero proiettare, insomma, nel campionato d'eccellenza, che per un paese come Lenola sarebbe effettivamente un grande sogno, visto che, insomma, Lenola nella sua storia calcistica non ha mai raggiunto questo traguardo. Ci abbiamo provato sin dall'inizio, poi ancora di più quando abbiamo deciso di prendere come allenatore mister Pernarella, che, insomma, chiaramente ha dato una svolta a questo campionato. Purtroppo, nel tempo, insomma, abbiamo rimediato qualche passo falso evitabile che ci ha portato ad avere oggi una classifica più bassa di quella che in realtà avremmo potuto avere e anche meritare. In ultimo proprio il pareggio di domenica che ci lascia tanto rammarico, tanto amaro in bocca, perché comunque abbiamo disputato una partita d'attacco, abbiamo cercato fino alla fine di vincerla e poi per un episodio siamo andati sotto e per fortuna, insomma, siamo riusciti a raggiungere il pareggio a 5 minuti dalla fine. Fuori casa, secondo me, la squadra ha lasciato per strada qualche punto di troppo che oggi magari ci fa rimpiangere una situazione che poteva essere sicuramente molto più bella. Però la classifica dice che la Bovillense è, diciamo, quasi a un passo, 4 punti di distacco. No, il campionato è sicuramente aperto a 4 giornate dalla fine. Noi ci proveremo sicuramente fino alla fine. Penso che, insomma, ci sono delle buone possibilità di raggiungere l'obiettivo, anche perché Boville nelle ultime partite, insomma, ha palesato sicuramente dei limiti tecnici ed atletici, tant'è vero che è reduce da 3 sconfitte consecutive. Quindi sicuramente una squadra che ha inanellato una buona serie di risultati, ha questo calo vistoso, sicuramente ci sono dei problemi che magari oggi non gli stanno permettendo di ottenere i risultati che otteneva in precedenza. Quindi questo chiaramente ci fa ben sperare da qui alla fine, anche perché Boville avrà delle partite delicate, perché giocherà sia con Formia che con Sezze, che comunque stanno lottando come noi per i playoff, e poi ci avrà una trasferta insidiosa a Techiena, che rimane comunque sempre un campo difficile. Quindi anche il calendario, insomma, ha delle insidie, nasconde delle insidie per loro, e quindi noi ci potremmo, speriamo, di infilarci, insomma, all'interno di eventuali errori o di eventuali sbagli che loro faranno. È un campionato che in eccellenza quest'anno presenta, diciamo, grandi nomi, perché alla fine c'è Formia, c'è Sezze, sono tutte zone dove si è giocato anche in eccellenza. Erano questi gli equilibri che poi ci si aspettava a fine campionato in classifica con la Dinamo Colli che sta quasi stracciando il campionato, oppure ci si aspettava qualche altra squadra che poteva contendere? Oh, bene o male, dall'inizio si diceva che le squadre candidate erano le due ciociare, quindi Dinamo Colli e Boville, e poi, diciamo, delle pontine, le squadre più accreditate insieme a Formia eravamo noi e Sezze. Quindi in linea di massima il campionato sta rispettando un po' quali erano le previsioni della vigilia. La squadra che, insomma, adesso sta andando un po' al di là di quelli che erano i progetti iniziali è stata proprio l'Arce, che insomma, ha disputato un buon campionato e la squadra che ha perso meno di tutte, quindi comunque è stata una vera sorpresa per noi. Anche se, insomma, noi l'abbiamo affrontata anche negli anni passati, è sicuramente sempre stato un campo molto difficile e una squadra comunque attrezzata, ma si aspettava comunque da loro un campionato diverso. Per il resto, poi, insomma, la graduatoria è abbastanza fedele a quello che c'è stato durante il campionato. Di Colli si diceva già dall'inizio che era una squadra che era stata costruita per provare a salire in eccellenza. Anche se c'è un campo che bisogna raggiungerlo quasi in elicottero. La struttura sicuramente, insomma, presenta delle lacune per poi poter svolgere un campionato di eccellenza. Sicuramente poi Si si sposteranno. sposteranno oppure comunque verranno fatti dei lavori di adeguamento. Noi domenica siamo stati a vedere la partita Dinamo Colli Boville, quello che posso dire è che è stata una cosa bellissima, c'era tanta gente allo stadio e c'era un calore, una voglia di tifare per la propria squadra che non si vedeva, che io personalmente non vedevo da tanto tempo. E questo penso che possa essere stata anche un'arma in più, dato che loro comunque
le fortune, insomma, del campionato le hanno costruite soprattutto in casa, quindi nella prossima saranno molto... fuori casa, però, arriveranno proprio a lei. E nella prossima ci sarà lo scontro diretto per noi. È chiaro che per noi rappresenta l'ultima spiaggia, perché non vincere domenica in casa vorrebbe dire addio ai sogni di playoff e quindi di promozione. Quindi per noi sarà una partita da dentro fuori e la giocheremo chiaramente in maniera forte e dura per cercare di, insomma, di centrare i tre punti. Sarà una partita difficile perché comunque è una squadra attrezzata, giocatori importanti, giocatori che comunque hanno fatto categorie superiori, vantano un'esperienza, insomma, importante, quindi sicuramente non sarà una partita semplice. Però noi all'andata, in condizioni molto, molto delicate, siamo riusciti a quasi quasi a prendere un punto. Abbiamo insomma perso una partita al 94esimo per un autogol del portiere, quindi insomma, voglio dire, se pensiamo alla prestazione che noi abbiamo dato all'andata con una squadra completamente diversa da quella che abbiamo attualmente, perché abbiamo giocato lì in un periodo di cambiamenti, quando a mercato aperto, quella prestazione ci fa sperare che domenica, insomma, possiamo centrare la vittoria. Com'è lo stato di forma di questo Lenola per il rush finale? Lo stato di forma è buono, la squadra atleticamente sta bene, è allenata bene, e quindi da questo punto di vista siamo pronti ad affrontare queste quattro partite finali. Il problema è che purtroppo nelle ultime settimane abbiamo avuto qualche problema fisico di troppo, tutti purtroppo traumi, di conseguenza lì c'è poco da fare o poco da... è una questione effettivamente di sfortuna, ci sono a mancare, insomma, dei giocatori importanti. Speriamo domenica di riuscire a recuperare qualcuno per mettere in campo, insomma, una formazione sicuramente più competitiva rispetto a quella che ha disputato la partita di Sabaudia. Prossima giornata il Formia viaggerà sul campo del Ceccano, mentre il Procalcio Lenola, come abbiamo già accennato, dovrà incontrare la capolista Dinamo Colli nel campo di casa. Il campo di Mele riceverà la visita del Tecchina. La classifica per il momento sembra quasi scontata per la Dinamo Colli, che a quota 70 punti è a più 8 su un Formia sempre più consolidato in seconda piazza con 62 punti, allontanata la Bovillenza e adesso terza con 58 punti. Ne vuole approfittare proprio il Procalcio Lenola, 54 punti, per cercare, perché no, un approccio a quella che sarebbe la terza piazza playoff. Il campo di Mele lotta per salvarsi, 14ª piazza con soli 31 punti in classifica. Scendendo in prima categoria, il Suio, nonostante la partita sospesa a Valle Corsa, continua la propria marcia in testa alla classifica, 56 punti più 6 sulla seconda in classifica Gorà, 50. Il Santi Cosme Damiano è a 35 punti e nell'ultima giornata ha praticamente riposato la squadra sancosimese. In classifica posizioni meno pregiate sono quelle di Proformia, 27 punti, e Don Bosco Gaeta, 24 punti, che stanno praticamente cercando di spartirsi l'ultima piazza nella pool retrocessione. I risultati dell'ultima giornata lasciano ben presagire per la Don Bosco, 4-1 contro il Campo Boario, ultimo in classifica, mentre il Proformia è stato battuto 2-0 dal parrocchiale Borgo Grappa. Nella prossima giornata la Don Bosco viaggerà sul campo difficile del Montenero, mentre il Proformia riceverà in casa il Monte San Biagio, decima in classifica con 32 punti e praticamente il più prossimo al Proformia. Il Santi Cosma e Damiano riceverà il parrocchiale Borgo Grappa. Scendendo in classifica dobbiamo vedere l'ultima piazza, che è proprio del Campo Boario Latina e che per il momento sembra quasi retrocessa in campionato di seconda categoria. Cambiamo sport e parliamo di basket. Dobbiamo parlare di una bella salvezza, quella della formazione fondana della Virtus Fondi, e ne parliamo stando a Fondi proprio con due protagonisti, due dirigenti, Luca Mascarin e il dirigente Giovanni Fazzone. Per la pagina di basket parliamo di Serie B e non possiamo far altro che, trovandoci a Fondi, di parlare con due massimi dirigenti di questa formazione fondana. Un benvenuto a Luca Mascarin, direttore sportivo. Buonasera. E Giovanni Fazzone, team manager di questo Fondi, che possiamo tranquillamente dire è salvo. Sì, possiamo tranquillamente dirlo. E sì, questa è già una bella notizia a darla, perché in una stagione del genere era difficile salvarsi. No, questo devo contraddirlo un po' per il fatto che questa stagione, insomma, ci aspettavamo, almeno io personalmente, un po' tutti ci aspettavamo qualche cosa di più.
Vuoi che ci siano state parecchie assenze, nel senso di noi abbiamo la coperta molto corta. Per le vicissitudini che ci sono state. No, come giocatori abbiamo la coperta molto corta perché la società, poi ne parleremo dopo, per ovvi motivi, non può affrontare un campionato di Serie B dove ci vogliono svariate centinaia di migliaia di euro per poterlo affrontare. Quindi cerchiamo di affrontarlo con giocatori tutti del territorio, tutti della società, della Virtus, che sia Virtus Fondi o Virtus della Cina. E cerchiamo di non spendere tanti soldi pure perché non ce l'abbiamo tanti soldi. E a proposito vorrei ringraziare i numerosi sponsor che ci sostengono, anche se non sono grandi sponsor da grandi cifre, però io preferisco piccole cifre, tanti da piccole cifre e non pochi piccole gocce che però fanno un, certo che un poi sono anche amici, ci sostengono in mille modi. E dicevi, il campionato poteva andare anche diversamente, potevamo anche stare in zona playoff, secondo me, se non si manifestavano certe situazioni durante il campionato, situazioni di assenza, come ho detto prima, di giocatori che se si fanno male, ecco qua che si vanno a affrontare partite che si potevano vincere senza due giocatori primari, chiamiamoli primari, fra virgolette, e andare così menomati ad affrontare partite che si potevano portare i punti a casa. Nonostante ciò, io ho voluto che e la voglia dei giocatori, la voglia di tutto lo staff, la voglia della società, la caparbietà di tutti quanti, ha voluto che noi, con la partita scorsa col Cagliari, abbiamo raggiunto la salvezza che sicura. Che partita è stata questa col Cagliari? È stata una partita, prima di tutto ringrazio il pubblico perché c'era, da noi è difficile contarli perché noi il pubblico ce l'abbiamo sempre, però sabato era il doppio di quelli che ci stavano sempre, era il doppio, anche grazie a certe iniziative prese dalla società, fa sì che la gente si avvicini alla pallacanestro, che poi magari ne parliamo dopo. Andrò a interrogare Luca su questo perché è un po' il suo lavoro. Magari ne parliamo dopo, ne parlerà Luca. E, ripeto, si è raggiunta questa salvezza che noi non ci aspettavamo però di raggiungerla all'ultima partita, la penultima partita, ossia l'ultima partita in casa. Visto che Giovanni ha fatto un po' il bilancio in negativo, cosa salviamo di questa stagione? Possiamo salvare, diciamo, il nucleo comunque dei ragazzi fondani, che è un nucleo storico, possiamo definirlo così, che al di là, diciamo, dei conti a fine campionato, possiamo dire che comunque il risultato... Gli under sono tutti fondani. Gli under sono del nostro settore giovanile, più altri senior come Di Marzo, Pietro Santo, Cappiello, Lilliu, che è ormai naturalizzato. Sì, ormai il presidente capitano Pino Romano. Una bandiera del basket. Bandiera del basket. Non c'è società dove si nomina Pino Romano che non ne parla. Non solo Fondano, sì, che ha girato un po' tutta Europa e non solo. Comunque gli under, come dicevi, sono tutti del nostro settore giovanile. Quest'anno, diciamo, non hanno avuto tantissimo spazio in Serie B, però già hanno fatto intravedere qualche cosa e noi speriamo già che il prossimo anno potremmo dargli qualche minuto in più per mettersi in mostra, perché comunque sono in gamba e, come visto anche nei campionati giovanili, l'Under 17 che allena sempre Pino Romano, stanno facendo molto bene, si stanno giocando l'accesso alle finali nazionali della categoria Elite, o l'Under 19 allenato da Franco Di Fazio, che anche ha rischiato appunto di qualificarsi a queste finali nazionali Elite perdendo lo spareggio con la Stella Azzurra. È un bel traguardo, vuol dire che il settore giovanile è uno dei settori dove si punta fortemente in questa società. Sì, noi, diciamo, è da fin dalle nostre origini che abbiamo sempre puntato su due qualità importanti, che sono, come diciamo, la fondanità e appunto i ragazzi giovani. Sono tanti i giovani che nel passato sono usciti dal nostro settore giovanile andando appunto per tutta Italia a portare in alto la bandiera della città di Fondi. Anche oggi ci sono vari giocatori come Iannone, Carriete, appunto, che affronteremo proprio l'ultima giornata domenica prossima, De Fabritis a San Severo, che è arrivato in Coppa Italia in finale proprio contro lo Scauri, sì, Stella Azzurra Roma, o Toscano, che è a Pordenone nel girone B sempre della Serie B. Quindi speriamo di dare noi adesso, visto che negli anni passati in C2
o in Serie C era un po' più difficile tenere questi ragazzi, adesso con la Serie B magari invece di mandarli fuori nei prossimi anni potremo trattenerli, magari. Trattenerli e dargli spazio. Come si riempie il palazzetto, visto che c'è bisogno di altre cose accessorie alla partita, oggi certo, per interessare il pubblico? Allora, con Cagliari praticamente, visto che era uno scontro salvezza, morte o... C'era bisogno, sì, di tutti, anche dell'ultimo. Vita o morte, quindi siamo andati nelle scuole elementari con i giocatori a parlare, a promuovere questa partita di sabato scorso, vista l'importanza, e allestendo anche, diciamo, delle piccole iniziative come una lotteria per i ragazzi, anche i genitori dei ragazzi, che permettevano di vincere dei gadget, una bicicletta e una cena, che appunto grazie ai nostri sponsor, che continuiamo a ringraziare anche pubblicamente, che da inizio anno che ci sostengono, e non solo con i premi, ma ci sostengono, diciamo, per ogni singola cosa. Diciamo che fanno parte della società. Giovanni, certo, come ci si prepara per la prossima giornata, dove si va a incontrare Rieti, che si sta giocando il campionato, dobbiamo, sì, dirlo? Noi onoreremo il campionato fino all'ultima giornata, sarà partita vera, noi andiamo lì per dimostrare che non siamo, diciamo, la Cenerentola del campionato, non lo siamo più, ma vogliamo dimostrare che il nostro posto d'appartenenza è qualcosa in più. L'abbiamo dimostrata nell'ultima partita, sia con Senigallia, che abbiamo perso anche ai supplementari, io parlo di supplementari con Senigallia, che era quarto in classifica, li abbiamo dimostrati a Palestrina, abbiamo fatto a Palestrina un partitone, nonostante che ci mancavano due persone, sia Dario Cappiello, sempre per me, che era squalificato, e il lungo, chiamiamolo il lungo, il 5, il pivot, Lorenzo Petrosino, che aveva avuto una brutta slocatura al piede. Nonostante mancassero questi due giocatori, che erano giocatori di quintetto base, noi abbiamo fatto una bellissima partita ricevendo da loro, primi in classifica, un complimento e la domanda: ma come mai state in questa posizione di classifica? Cioè, sempre quel punto interrogativo che dice: come mai voi avete il miglior attacco del campionato e state in questa situazione di classifica? Cioè, le partite come fate? Fate voi, arrangiate minimo quei 70 punti, al di là di 80 e 90, e perdete le partite. Luca, un'ultima domanda prima di salutarci: i livelli di questo campionato di Serie B, Montegranaro, Rieti, erano le favorite a inizio stagione con Palestrina, oppure sono uscite alla distanza proprio approfittando magari di debug di alcune squadre? Allora, Montegranaro è stata sempre la favorita numero uno, visto il roster a disposizione di coach Steffè. Ha praticamente 7 senior, tutti di livello superiore, è la accreditata numero uno appunto per vincere il campionato di Serie B. Dietro a Montegranaro c'è Palestrina. Sono tutti posti dove si è sempre, sì, giocato a basket, però, sì, tutte tradizioni cestistiche. Palestrina, a dir la verità, è, diciamo, gran parte del merito va a coach Lulli, che ha giocatori ovviamente molto, molto bravi e anche di categoria superiore come Vitale oppure Rossi, ma lì si vede tanto la mano dell'allenatore, che ha saputo plasmare un gruppo vero, e oltre Rieti, che ha faticato ma si sta invece pian piano riprendendo, e appunto domenica contro di noi si gioca il primo posto o il secondo, sperando in un passo falso appunto delle due prime. Rimanendo in tema di basket, sorride la capolista Basket Scauri, che termina l'ultimo incontro casalingo di questa stagione vincendo sul proprio parquet contro il Virtus Aprilia 75-57, in una gara sicuramente non bella, ma che comunque fa segnare il passo agli scauresi, che continuano la propria marcia a 46 punti in classifica. Bene anche la Fabiani Formia, che batte la Tiber Basket 115-76 e chiude una grande regular season, visto che nel prossimo turno i formiani riposeranno. Il Basket Scauri nel prossimo turno dovrà affrontare la Pallacanestro di Ano, una squadra nella terzultima posizione in classifica a 8 punti. Al momento la formazione di Addessi è già proiettata a quello che è la pool dei playoff, dove l'avversario conclamato è già l'Empoli, mentre si attende cosa uscirà dall'urna del campionato del Girone Sud. Ma andiamo ad ascoltare proprio le dichiarazioni del coach Addessi.
E poi è stata una settimana dove abbiamo avuto tra infortunati, problemi di lavoro e roba varia, ci siamo allenati in otto, quindi anche è frutto anche di questo la partita di stasera. Un ambiente dove dovrà fare conti con Granata, che questa sera è uscito accompagnato a spalla, e altri giocatori che cominciano a sentire le tossine fine stagione. No, il problema è che questa settimana abbiamo avuto Violo fuori, Giorgio Bosco per un problema di tonsillite sarà fuori per almeno due settimane. Quindi ecco, mo si rientra Guido Violo, ecco, però ecco, verrà a mancare per un paio di almeno, auguriamoci almeno una settimana Luca Granata. Questo è, però era già in previsione che avevamo un roster abbastanza limitato, però nella gestione fino adesso è andata, ma ecco, è capitato questa settimana due persone, tutte e due fuori, uno per problemi di salute, uno per problemi di studio, e abbiamo accusato. Ecco, poi si aggiunge Nata Grana, però meno male, l'importante è farsi trovare pronto tra 15 giorni. Ultima gara della regular season vi porterà a Riano, dove c'è una squadra che è lì nella parte bassa della classifica, e dopodiché si inizierà con i playoff. C'è già qualche, le date sono già note, ma non si sa ancora chi uscirà dall'urna di questi piazzamenti. Esatto, le date sono note, però ecco, fino all'ultima giornata ci sono tutti scontri diretti tra le prime, seconde e terze. Oggi ecco c'è Scafati e Trani scontro diretto, quindi sono tutti e due appaiati a 40 punti, quindi fino all'ultimo giorno non sappiamo quali saranno le squadre che noi incontreremo. Sto visionando più squadre di questi avversari, però l'unica che forse è sicura è l'Empoli, che noi incontreremo alla terza qui in casa. Esatto, dell'ex Moroni, esatto. Sì. Come ci prepariamo a questi playoff? Ancora carico di tossine oppure un po' di riposo? No, vabbè, alterniamo un po', perché abbiamo dato abbastanza una pausa a Pasqua, abbastanza a tutti, quindi per recuperare un po'. Smaltire le tossine e tutto. Mo stiamo provando alcuni particolari in prospettiva proprio dei playoff, alcune cose, aspetti difensivi e offensivi. Un appello va fatto ai tifosi, ci vuole il vero tifo per i playoff. Sì. Certo, oggi io capisco tutta una bella giornata, l'orario è ancora alle 6, però ecco, ci vuole un pubblico, perché i campi dove noi andremo a giocare sono tutti campi abbastanza caldi e saranno tutte partite tipo finali. Chi è già impegnato nei playoff è la Metaformia, che nel primo incontro di questa pool ha incontrato in semifinale le Stelle Marine di Ostia. Il risultato è stato un 95-77, e anche qui dobbiamo ascoltare le parole del post gara ai microfoni di Luca Masiello. Ah, vittoria, era importante ottenerla in questa gara 1, una vittoria è arrivata. Sì, sicuramente siamo contenti perché era quello che volevamo, ovviamente venivamo da imbattuti in casa, abbiamo confermato questo primato. Forse all'inizio siamo entrati un po' freddi, però penso con un terzo quarto in grande stile abbiamo chiuso la pratica gara 1. Ecco, forse De Monaco era stata la tensione un po' di disputare un playoff, che qui a Formia non c'era mai stato un playoff per la C nazionale, che comunque sarebbe un traguardo importantissimo. Beh, sicuramente la questione psicologica incide tantissimo in queste partite, perché comunque devi riazzerare tutto, quello che hai fatto nel campionato fondamentalmente non conta niente, e sai che puoi subire lo scotto un pochino emotivo. Si è visto un pochino durante il primo tempo, come diceva prima Giorgio, siamo partiti un po' contratti, un po' magari al di sotto dei nostri standard soliti, però poi siamo riusciti a riprenderci bene, anche perché comunque ora bisogna ragionare nell'ottica delle partite a tempo ravvicinato, non una alla settimana, quindi c'è da usare bene le energie, sia nervose che fisiche. Beh, mettere sotto è un po' difficile, però noi avevamo preparato bene la partita, avevamo studiato bene Formia e siamo riusciti a gestire il ritmo. Il problema è che contro una squadra del genere devi tenere per 40 minuti, appena abbiamo sbagliato 4 azioni consecutive loro ci hanno punito in velocità in contropiede. Infatti il piano partita nostra era non farli correre, attaccare sempre in equilibrio. E poi comunque posso fare i complimenti a Scotto, De Monaco e Rodriguez, che è un terzetto, soprattutto Scotto ha fatto a un certo punto dei canestri con qualsiasi tipo di difesa avrebbe segnato. Comunque l'importante per noi era venire qui, intanto cercare di mettere pressione a Formia, vedremo se al ritorno qualcosa, abbiamo già studiato, vediamo, anche se sarà difficile, ma ci proveremo giù a Ostia. Beh, io direi che noi abbiamo giocato una partita
sicuramente positiva, direi una partita in controllo. Pensavamo e pensiamo tuttora che questo è soltanto il primo tempo di una partita che potrebbe durare anche tre tempi, e queste non sono frasi fatte oppure dichiarazioni prudenti. Pertanto quello che dici tu, che è corretto, cioè che la strategia di Ostia all'inizio l'avevamo decodificata con alcune difficoltà, fa parte di una fisiologia che è il playoff, che è il playoff. Loro sono arrivati quarti, hanno dei giocatori che sicuramente hanno tanta esperienza, come media età molto superiore alla nostra, e pertanto sono venuti a giocare a viso aperto questo primo gara 1. Sai, giocare, come hai sentito poc'anzi, a microfoni spenti, il coach sapeva che era difficile fare 90 punti qui, no? E quindi è stata una battaglia anche strategica tra me e Pasquinelli. Io credo che, aggiustato ciò che tu hai notato che non andava, aggiustato quello, poi credo abbiamo preso il comando delle operazioni, e nel Mar Mediterraneo c'è stata la portaerei che siamo stati in tutta la stagione, perché poi non siamo andati più sotto, sempre sopra, stabilmente sopra i 10 punti, poi anche sopra di 20, quindi direi una partita di playoff vinta di più 18, siamo 1-0, ho fatto giocare tutti i miei 10 atleti, qualcuno ha offerto una prestazione più sofferta, più diciamo con qualche sbavatura, però questi, ripeto, sono i playoff, vince la squadra, vince lo staff, e credo di aver fatto come team tutti insieme, anche la squadra invisibile, quella che noi chiamiamo la squadra invisibile, quindi il vice allenatore, l'assistente, il massaggiatore che non era qui ma era sugli spalti, i dirigenti, e non è retorica questa, noi pensiamo di aver preparato discretamente la partita, siamo 1-0 e siamo felici. Si giocherà a campi invertiti già giovedì, quindi la meta viaggerà sul campo delle Stelle Marine a Ostia, mentre nell'altra semifinale le stesse Stelle Marine, ma di Civitavecchia, hanno battuto il Frascati 72-54 e dovranno giocarsi il passaggio diretto in finale sul campo di Frascati. Nella pool playout c'è da segnalare la sconfitta nella prima gara della Serapo Basket Gaeta, che perde contro il Tevere Basket 62-72, e giovedì si giocherà a campi invertiti sul campo romano. Passiamo a parlare di pallavolo. La formazione del Minturno sorride e vince nel derby contro il Sabaudia 3-1 il risultato, e andiamo a vedere le interviste alla Pala Borrelli. Se avessimo messo un atteggiamento diverso ad inizio gara sicuramente, però insomma la squadra si è svegliata decisamente troppo tardi. Nel terzo set, per due set, abbiamo subito in ogni reparto il gioco del nostro avversario, quindi c'è stato un approccio a questa gara assolutamente sbagliato da parte delle nostre ragazze, e su questo insomma partiremo per lavorare. Ci siamo svegliati un po' tardi. Un calendario che, ironia della sorte, vi mette davanti alle prime tre della classe. Il Minturno è stato il primo, ma ci sarà Cagliari nella prossima giornata, e il Cagliari deve vincere per forza per decretare la matematica vittoria. L'Aprilia e poi uno scontro diretto col Senra Manna. Praticamente ci sono incontri importanti. Due settimane fa abbiamo battuto il Frascati giocando un'ottima partita, vincendo con merito. Cercheremo di fare tutto il possibile, diventa sempre più difficile, ma noi insomma lotteremo. Se le ragazze scenderanno sul campo convinte di quello che possiamo realizzare, allora possiamo fare qualcosa di buono anche con le squadre che sono prime in classifica. 3-1 si continua a correre, non sarà semplice, l'avevamo detto già qualche mese fa, le partite saranno tutte così, tutte difficili, e dovremo in qualche modo meritarci questo terzo posto, altrimenti poi sarà inutile andare a giocare i playoff. Dobbiamo giocare con queste difficoltà per crescere nel momento della difficoltà. Questo in settimana lavoriamo tanto, lavoriamo benissimo, poi la gara non si sostituisce con l'allenamento, quindi
fatto di dover soffrire, il fatto di aver perso lì a fondi, deve farci crescere, deve farci crescere ancora di più se è possibile. Vince il Minturno, si ferma invece il Fondi, impegnato contro la Giovolley Aprilia, la squadra che in questo momento occupa la seconda piazza in campionato e sta lottando per agganciare il primo posto del Cagliari a 54 punti. Ne parliamo con il dirigente Iacovelli. Una Pallavolo Fondi che è in lotta per una salvezza che per gli amici è una lotta tra cugine, ma io lo allargo un po'. Come la vedi tu in questo senso? Sì, diciamo che abbiamo fatto una prima parte di campionato veramente encomiabile, forse anche al di sopra di qualche piccola aspettativa che si poteva avere. Per una neopromossa. Per una neopromossa, poi noi abbiamo sostanzialmente tutte ragazze della zona, o di Fondi o del comprensorio limitrofo, Terracina, Minturno, qualche giocatrice viene da Latina, Sabaudio, quindi abbiamo cercato di valorizzare un po' i piccoli talenti che pensiamo ci siano in zona. E l'abbiamo fatto una prima parte di campionato interessante. Adesso nel girone di ritorno abbiamo avuto un paio di settimane nel quale abbiamo avuto un classico calo un po' psicofisico. Purtroppo è accaduto proprio nei turni in cui c'erano degli scontri diretti per la salvezza, noi li abbiamo persi e adesso ci ritroviamo invischiati anche abbastanza seriamente nella lotta alla retrocessione. È una lotta tra voi ed Aprilia, perché in questo momento siete le due Sabaudia. E Sabaudia, scusate, siete le due squadre in questo momento a 24 e a 22 punti, anche se più su c'è la Dispoli e Palau, che sono due squadre che in alcuni casi potrebbero rientrare in questa lotta salvezza. Sì, diciamo che adesso con le ultime quattro gare di campionato il calendario nostro e quello del Sabaudia è simile come difficoltà. Tutte con le prime della classe. Sì, sostanzialmente sì. Noi abbiamo fatto un trittico, abbiamo appena chiuso prima Cagliari, poi Minturno, poi Aprilia, che sono le prime tre, e adesso domenica ospiteremo in casa alle 18 la quarta. Quindi nel frattempo siamo riusciti a recuperare una piccola parte del gap con due punti ottenuti contro il Minturno, una vittoria nel derby che insomma dopo le premesse, i primi due set, è stata un po', non dico una sorpresa, però è stata veramente combattutissima e apprezzata da tutti. E però abbiamo messo soltanto una piccola toppa alle falle che purtroppo avevamo commesso in precedenza, nei turni precedenti, sbagliando gli scontri salvezza. E nel weekend un secco 3-0 dell'Aprilia, che è praticamente seconda. Sì. Noi purtroppo sabato abbiamo giocato ad Aprilia, intanto privi di Barboni, perché Arianna sta facendo uno stage internazionale in Brasile, dura 15 giorni, tornerà in settimana per il beach volley con la nazionale A. E questa è una nota positiva. Sì, per carità, è nostro vanto e orgoglio, detto onestamente. Noi l'abbiamo voluta fortemente quest'anno per motivarla, per valorizzarla al massimo, perché da questo punto di vista pensiamo che forse qualche scelta del passato non sia stata proprio ad hoc per quanto riguarda il suo futuro. Quest'anno sicuramente sta avendo un grosso riscontro, ha disputato tante buone, anzi ottime partite, ci sta dando una seria mano. È chiaro che giocare senza il nostro maggior realizzatore ci ha provocato qualche difficoltà. Abbiamo delle sostitute valide, però poi il peso specifico di un atleta di caratura, diciamo, nazionale nel beach e probabilmente anche per il suo futuro nel pallavolo indoor. Sì, lei è giovanissima, 18 anni, quindi ha tutto un futuro davanti. Andare a giocare senza di lei sicuramente ci ha condizionato. Il match è stato praticamente è vissuto nel secondo set, loro nel primo ci hanno aggredite, sono le seconde della classe, non lo sono per caso, hanno tre giocatrici di caratura nazionale, poi la Corvese è appena rientrata dopo aver avuto un bambino e adesso sta cominciando a rientrare in forma e si è visto sabato. Chiaramente loro avevano un punto di rinforzo, a noi mancava il nostro punto di forza. La partita è vissuta nel secondo parziale, siamo stati in vantaggio fino al 17-18, poi ci hanno recuperato, lì poi è finita perché loro non hanno sbagliato nulla fino alla fine. È una squadra che non ti lascia margini di ripresa. Assolutamente, loro pochi errori e noi purtroppo
la nostra esperienza è relativa per il campionato, perché noi abbiamo un gruppo di ragazze che sono veramente stupende e quest'anno ancora di più il gruppo è l'arma segreta. È un gruppo che è cresciuto dalla Serie C dello scorso sì, anno. Sì, si è allargato con qualche elemento, però il zoccolo duro è quello, ma anche di 2 anni fa quando noi abbiamo fatto un brutto campionato in Serie C dopo una serie incredibile di infortuni e di problemi, poi nel girone di ritorno abbiamo sfiorato la salvezza, poi siamo state ripescate. L'anno scorso, a dimostrazione che forse l'anno prima era più un po' di sfortuna che non altro, è arrivata la consacrazione. Esatto. Per quanto concerne il settore giovanile, come si sta lavorando in Casa Fondi? È sempre stata una nostra priorità. Noi, fra di noi dirigenti, diciamo sempre che è meglio avere un allenatore in più a cui dare un rimborso che non un atleta, non tanto. Mi scuso con gli atleti se per sé, insomma, ecco. Però pensiamo che un allenatore ti possa dare un qualcosa in più in chiave futura. Noi il settore giovanile è abbastanza, quest'anno sta andando molto molto bene, anzi rispetto al passato, quest'anno abbiamo avuto un grossissimo incremento all'inizio dell'anno, ci ha fatto tardare nel campionato europeo in diretta in Italia, però abbiamo avuto il raddoppio delle presenze nel minivolley. Anche abbiamo quest'anno per la prima volta nei tornei, ecco, che andranno a cominciare questa settimana, e disputeremo la Coppa Primavera, che è una coppa che si fa, diciamo, la federazione organizza per dare per spazio ai settori giovanili. Organizziamo ben 2 under 12, ripetiamo la 13, la 14, l'under 18. Ce n'è di sì, diciamo che abbiamo avuto in passato atlete anche di livello nazionale, qualcuno ancora gioca con Fondi, tra cui il capitano Rossella Imputato e altri atlete che poi per varie vicissitudini hanno smesso fra studio, lavoro e qualcuno per maternità, come sempre succede. Però diciamo che ci puntiamo molto, quest'anno abbiamo avuto un ottimo riscontro, gli allenatori ci sono. C'è in programma qualche attività durante l'estate? Ma noi avevamo preso una buona abitudine fino a una decina d'anni fa di fare il torneo in piazza. Poi con i lavori che si sono prolungati un po' nell'attuale anfiteatro non abbiamo avuto la possibilità materiale. Adesso stiamo cercando un attimino di vedere se è possibile riproporre, probabilmente quest'anno no, ma per il prossimo futuro un torneo fine giugno, inizi luglio, in piazza all'aperto, che possa coinvolgere sia soprattutto le nostre ragazze e società del circondario con le quali abbiamo dei buoni rapporti, quindi pensiamo di poter in qualche modo coinvolgere la pallavolo in zona, anche perché a livello femminile soprattutto c'è un buon movimento. Noi siamo una provincia fortissima, quasi, non dico a livello del nord, però per essere una realtà del centro-sud, tra B1, B1 e B2 e C abbiamo quasi una decina di compagini che disputano campionati regionali e nazionali, per cui è un gran bel risultato, anzi c'è da divertirsi. Sì, Cisterna addirittura è prima, lotterà sicuramente per l'accesso in A2, quindi insomma, ne parlavamo con il presidente della federazione qualche puntata fa, è uno dei pochi che partecipa al G12 con Latina. Sì, parliamo di questo mini break di campionato in chiusura del nostro incontro. Un mese, 4 partite, con quale spirito affrontarle e come prepararsi alla prossima, dove c'è Frascati? Allora, noi dopo i 3 turni, diciamo, in cui abbiamo segnato il passo, che erano gli scontri diretti che ci sono costati il rientro in zona rossa, contro il Cagliari abbiamo cominciato un po' una specie di rinascita. Abbiamo disputato una grandissima gara in casa della prima in classifica, non aveva mai perso praticamente un set, ma è stata in difficoltà. Noi l'abbiamo messa sotto, è persa 24-22, sprecando qualche pallone. Quindi sul 24. Bisogna presentarsi con quello spirito. E poi abbiamo battuto il Minturno. Domenica, certo, sabato con l'Aprilia è stata una partita un pizzichino più sottotono, perché poi non tutte le uova, non tutte le ciambelle escono con il buco. Però adesso noi non abbiamo alternativa. Io penso sempre che alla fine il campo sia il giudice di tutto.
Se dovessimo retrocedere sarà giusto così, se dovessimo salvarci anche, nel senso che noi nelle prossime quattro gare, se disputeremo delle gare tipo quella che abbiamo fatto con il Minturno o con il Cagliari, io penso che salvarci sia un'impresa più che possibile. E chiaramente se segneremo il passo, poi sarà anche giusto se qualcuno nel frattempo riesce in qualche impresa a staccarci, a è giusto meglio. Che sia così. Il anche campionato per... alla fine dà le sue sentenze sulla lunga percorrenza. Alla lunga sicuramente, anche perché poi la pallavolo è uno sport nel quale per nostra fortuna l'infortunio dell'arbitro che ti fischia o non ti fischia un rigore o un gol non visto incide in maniera assolutamente marginale. Sì, qualche strafalcione può farti scappare un set, però alla fine, dopo 26 partite, se ti salvi è perché hai avuto qualcosa in più, se retrocedi a volte vuol dire che forse qualcosina in meno ce l'avevi. Noi lo sapevamo dall'inizio che il nostro gruppo peccava sia di esperienza e sia anche di giovane età. Noi abbiamo 3 schiacciatori, 4 schiacciatori di mano e di banda che insieme fanno 18, 19, 20 anni. Giovanissimi. Insomma, purtroppo oggi ti fanno un partitone, il set domani segnano il passo, questo era, lo sapevamo, anche perché noi dobbiamo avere un occhio al famoso fair play finanziario. Sì, il nostro è un fair play, diciamo, obbligato, nel senso che le risorse sono quelle che sono, quindi e noi abbiamo puntato tutto sul buon nome della società, sull'ottimo ambiente che è una nostra caratteristica, sulla immensa valenza tecnica dei nostri allenatori, in primis Savastano Sebastiano, il nostro staff medico a cui si affidano anche società di fuori di fondi, vengono per farsi, diciamo, risistemare o curare dai nostri fisioterapisti, osteopati e massaggiatori. È chiaro che quello vuol dire anche spendere e investire un pizzichino di budget. E per contro, le atlete che vengono da noi sanno che non possono è chiedere... È la coperta, o troppo lunga o troppo corta, da qualche parte sicuramente. Sì. Io spero in una salvezza del fondo. Sarebbe augurabile. Spero di rincontrarci per parlare di una bella salvezza. Sì, bocca al lupo. Grazie per l'augurio, a presto. Vederci. Un Fondi che deve salvarsi, al momento è nell'ultima posizione utile per salvarsi, nella zona rossa, come ha detto Iacovelli, a 22 punti e cercherà di fare punti proprio a discapito del Sabaudia, a quota 24. Nella prossima giornata entrambe le gare saranno importantissime, con il Minturno che incontrerà la Modovolley, ultima in classifica con 9 punti e alla ricerca di punti che assicurerebbero a Mister Ciufo quasi la concreta certezza di disputare i play-off, mentre il Volley Frascati sarà ospite del parquet di Fondi. Chiudiamo con la palla a mano, dove il Fondi deve cedere sul proprio campo alla Junior Fasano. Il risultato finale è stato di 21-38 a favore dei campioni d'Italia in carica e di quella che sembra la squadra più pronta a vincere anche questo campionato. Vediamo le interviste realizzate da Danilo Pezzola e dalla redazione di Canale 7. Sì, vabbè, le due rooster sono diametralmente all'opposto, però noi ci tenevamo a chiudere bene questa stagione davanti al nostro pubblico, ma abbiamo giocato senza motivazione e questo si è visto. Purtroppo non siamo stati bravi ad essere presenti nella partita, abbiamo giocato, se non ricordo male, i primi 15-20 minuti, non c'è stato poi spazio per rientrare quando abbiamo preso un break di 4 gol nel fine primo tempo. Ecco, quello mi dispiace, è stata la brutta prestazione di fronte al nostro pubblico e a fronte di una stagione non esaltante, però comunque molto positiva da parte nostra. Qualche nota positiva dai più giovani: abbiamo visto una buona prestazione soprattutto a livello di carattere di Riccardi e Muffini su tutti. I giovani si stanno comportando abbastanza bene in questo franchise, hanno lavorato molto, hanno lavorato duramente nell'arco dell'anno e adesso i frutti si vedono, non dico che li stiamo raccogliendo perché è ancora presto per loro, però non solo loro due, ci sono anche altri ragazzi, Lauretti, Di Cicco, per fare due nomi a sinistra, ma anche Pestillo e tutti gli altri che si stanno comportando bene, per cui siamo una società fondana, con tutti i ragazzi di Fondi, giovani, e che ci lascia ben sperare per il futuro. Insomma, poi sono ragazzi seri che si impegnano negli allenamenti e questo va dato merito a loro. Appunto, ultimo impegno della stagione, è possibile tirare già qualche somma e soprattutto cominciare a guardare al futuro?
Sì, futuro spero che sia roseo, perché una squadra del genere con questa struttura dove bisogna solo puntellare qualcosa per fare un balzo in avanti è presto fatto, insomma, spero che sia roseo. Poi, non lo so, l'estate è lunga, quindi si possono verificare tanti eventi che, insomma, però diciamo siamo soddisfatti. La stagione è stata positiva, anche se volevamo andare alla pool di Chieti. È andato il Siracusa, a merito loro che hanno fatto più punti noi nella regular season. Noi abbiamo peccato in qualche partita di inesperienza e questo ci ha fatto sì che siamo finiti terzi in classifica nella regular season e siamo partiti con 3 punti in meno in questi playoff. No, siamo soddisfatti come società, penso anche la società, io, il mio staff, siamo soddisfatti per come sono comportati i ragazzi. Ecco, se poi dobbiamo vedere quest'ultima partita, è chiaro che però sappiamo benissimo che questa partita per noi contava pochissimo. Il Fasano si voleva allenare per la semifinale, l'ultima partita prima delle semifinali scudetto, per cui è venuta con un'altra mentalità e si è vista, insomma, si è vista per tutta la durata della partita. Appunto, un Fasano dopo la battuta d'arresto in Coppa Italia era sembrato un po' sottotono. Oggi hanno dimostrato sul campo che ci sono, sia con la testa che fisicamente. Il Fasano è una grande squadra, si vede, ha avuto sì un momento di appannamento dovuto a una sconfitta, diciamo sfortunata, è andato lì senza qualche giocatore cardine o con qualche giocatore cardine infortunato. L'ha presa la sconfitta e ne hanno risentito per un mesetto, fino alla sconfitta di Siracusa, è stata figlia proprio di questa. E lì penso che loro abbiano switchato e abbiano capito che bisognava cambiare registro. L'hanno cambiato già con le partite con Siracusa in casa, con l'Ancona, con noi. Si è visto oggi una squadra in salute che sicuramente lotterà fino alla fine per il titolo. Che vince lo scudetto? Non lo so, c'è Fasano e Bolzano che sono attrezzate bene, ma anche Romagna, e poi bisogna vedere la terza che esce, la quarta che esce dalla pool. Insomma, saranno delle semifinali avvincenti. Io credo, ecco, per il bene del movimento, che penso Fasano Bolzano in finale possa essere la finale annunciata da parte di tutti, poi chi vinca è migliore. Bene, anche questa puntata di Overtime è ormai conclusa. Overtime è un programma realizzato da Canale 7, Telegolfo, Sport Pontino e ITV, visibile sia su internet che nelle due regioni di Lazio e Campania. Per il momento è tutto, entriamo nel vivo della stagione e noi ve la racconteremo come sempre con i protagonisti. Alla prossima puntata.